Allora, io introduco invece quella che è la fase successiva alla crocifissione, la deposizione del Cristo dalla croce. E lo faccio mostrandovi un gruppo scultoreo realizzato da Michelangelo negli anni compresi tra il 1547 e il 1555, quindi quando Michelangelo aveva ormai un'età matura e dir poco, era quasi, insomma, aveva circa 75 anni, stava per avviarsi per gli 80. Il gruppo scultoreo è oggi posto all'interno del museo dell'opera del Duomo e tra l'altro è stato anche da poco restaurato. Questa scultura, come dire, nasce, prende vita dalla volontà di Michelangelo, ormai anziano, come vi dicevo, di creare una scultura che potesse essere posta e quindi decorare la propria tomba. In realtà, questo gruppo scultoreo è noto col nome di Pietà Bandini. Allora, com'è possibile? Io vi sto parlando di una deposizione della croce, però il gruppo scultoreo si chiama Pietà Bandini. Perché? Perché Pietà è il termine che compare, riferito a questo gruppo, nella seconda edizione delle vite dei pittori e degli eccellenti scultori e scultori eccellenti scritto dal Vasari. Ma bisogna aggiungere che oggi ormai i critici, insomma, d'arte sono tutti concordi nel vedere in questa scultura piuttosto una deposizione dovuta a due, diciamo così, motivazioni importanti. La prima è che quando si parla di pietà, e qui vi mostro quella che fu la scultura realizzata, la Pietà Vaticana realizzata da Michelangelo in gioventù, due sono i personaggi, diciamo così, protagonisti di questa fase. Naturalmente la Vergine, la Madre di Cristo, sofferente, che esprime la sofferenza nell'intimità di un rapporto a due, cioè esprime tutto il suo dolore sul corpo del Cristo, come dire, abbandonato nel, come dire, sul grembo di Maria. Il secondo elemento che fa appunto ritenere che si tratti piuttosto di una deposizione della croce è la presenza di un personaggio, l'unico personaggio maschile che compare così nel gruppo e che sorregge, diciamo così, le tre figure poste in primo piano, che è quello di Nicodemo. Chi era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo che è citato nei vari Vangeli, ma che soltanto nel Vangelo di Giovanni risulta presente e partecipe insieme a Giuseppe di Arimatea all'atto di, diciamo così, di staccare il corpo di Cristo dalla croce. Quindi andiamo a vedere più da vicino ora la nostra scultura. Quindi si compone di quattro figure. Naturalmente al centro troviamo il corpo morto del Cristo che scivola gravemente, quindi con la
sua gravità verso il basso, e diciamo così, questo moso mette in evidenza anche la torsione del busto del Cristo, che verrà spezzata soltanto dalla gamba che si piega in basso. Diciamo il Cristo viene, quindi, che è stato appena deposto, viene sorretto e in qualche modo affidato alle braccia della madre Maria, che si pone qui alla destra della scultura e che presenta, come dire, una rifinitura, diciamo così, una lavorazione appena abbozzata. Alla sinistra, quindi vedete la Maria che cerca di sostenerlo con il braccio sinistro, e sulla destra troviamo invece un'altra figura, quella della Maddalena, che però non è opera di Michelangelo, tra poco vi dirò perché. Infine, in alto, ha in qualche modo ad, come dire, sostenere le due donne, cercando appunto, evitando che il Cristo appunto crolli definitivamente, c'è la figura di Nicodemo a cui, di cui vi ho parlato. Il gruppo, come tante opere di Michelangelo, si presenta come non finito, ormai siamo abituati a questa caratteristica. Qui vi ho posto una foto in cui è molto interessante, perché è possibile distinguere i vari livelli di non finito che caratterizza l'opera, e che sono stati e che evidenziano, diciamo così, l'uso di quelli che erano gli strumenti tipici dello scultore dell'epoca, ad esempio la subbia. La subbia, che vedete, è questo strumento appuntito che serviva per dare, come dire, abbozzare la pietra e per creare, come dire, i primi volumi. Un secondo strumento di cui vediamo qui le tracce è quello rappresentato dal calcagnolo, è uno strumento appunto che presenta due punte e che serve quindi a solcare e a creare, come dire, delle linee orizzontali come quelle che vediamo qui in basso a destra, quindi a produrre, come dire, una impressione, una scalfittura più profonda. Infine, altro strumento, la gradina, è quello che serve poi, che poi avrà varie misure, serve in qualche modo a rifinire il marmo e a nelle sue forme. Ma diciamo che non è solo l'aspetto del non finito che tra l'altro già conosciamo nelle opere di Michelangelo, un altro è l'aspetto, diciamo, che è forse più sconvolgente per noi. Sappiamo dal Vasari stesso, riferisce che il sasso, così viene riferito da Vasari, su cui lavorava Michelangelo, era particolarmente, presentava tutta una serie di impurità, di fenditure, era particolarmente duro, tanto che al contatto dello scalpello no, che veniva diciamo così, i colpi dello scalpello provocavano appunto una serie, le scintille. E cosa succede? Succede che ad un certo momento, forse a causa di un incidente, che vi faccio vedere, notare una cosa tornando alla prima immagine, vedete che qui il Cristo, del Cristo è presente soltanto una gamba, la gamba sinistra non c'è, non sappiamo bene perché, potrebbe essere stato un incidente dovuto alla presenza, si chiamano peli, queste piccole, queste micro fratture del marmo, che veramente, per cui basta pochissimo perché il marmo appunto si frantumi. Fatto sta che
preso da un attacco di ira, a un certo punto Michelangelo ha cominciato, ha pensato di distruggere la sua opera colpendola, come dire, frantumandone diverse parti sotto i colpi del martello. Qui in particolare vediamo nel braccio sinistro di Cristo, ecco, che è stato poi ricomposto, dirò da chi, i segni della frattura, ma anche la mano sinistra del Cristo a livello del polso presenta dei... Ma che succede stasera? Ecco, vedete dei frammenti. Diciamo che a salvare l'intero appunto, scultura è stato il servitore di Michelangelo, che lo ha trattenuto. Diciamo che in realtà non sono note poi le ragioni precise per, insomma, che hanno causato la ragione. Vasari ce ne indica tre, appunto. Una è quella legata sicuramente all'imperfezione e alla durezza del marmo, l'altro forse ha un senso di insoddisfazione, appunto, dell'artista anziano che probabilmente non riesce a come dire, dare forma come vorrebbe alle figure. E la terza, ci dice Vasari, potrebbe risiedere nella ossessiva insistenza con cui l'assistente di Michelangelo come dire, spingeva l'artista a proseguire, a portare a termine l'opera. Di fatto l'assistente prese contatti con il discepolo Michelangelo, che si chiamava Tiberio Calcagni, che riuscì, come dire, a rimarginare le ferite, quindi collocando, riattaccando, ora è un termine un pochino, insomma, così, i pezzi, pensate, erano ben 14 che erano stati così spezzati, e a lui si deve anche la realizzazione della figura della Maddalena, quella che vi dicevo posta sulla, eccola qua, sulla sinistra, che insomma anche così da un occhio esperto, che anche un occhio esperto, insomma, può notare, ecco, le differenze stilistiche e anche, come dire, espressive della Maddalena. Ecco, ultima particolarità che voglio trasmettervi è che Michelangelo ha scelto di dare al volto di Nicolaemo di conferire le proprie fattezze. Basta fare il confronto, appunto, con questo disegno. Perché? Perché insomma, non lo sappiamo. Sappiamo però, magari è possibile che non c'entri nulla, però di certo sappiamo che all'epoca era come dire, diffusa una tradizione che vedeva, diciamo così, nella figura di Nicodemo quella di uno scultore, e in particolare dello scultore che avrebbe realizzato l'opera lignea del volto santo di Lucco. Di Lucca, scusate. Sappiamo infatti che per tutto il XVI secolo molti sono stati gli artisti che proprio al volto di Nicodemo hanno voluto, come dire, associare le proprie fattezze.